direttore, lei ha fortemente voluto questo tipo di percorso per questa condizione, diciamo, che coinvolge tanti giovani e giovanissimi ed è molto attuale. Sì, è una problematica molto attuale, è una problematica di nicchia, nel senso che da un punto di vista numerico qualcuno si può chiedere come mai il policlinico spende soldi oppure si dedica a queste attività. Intanto noi non spendiamo soldi, noi mettiamo in campo i nostri professionisti che già abbiamo, che sono altamente bravi e specializzati in questo tipo di percorso diagnostico-terapeutico. Abbiamo due obiettivi: noi vogliamo promuovere questi percorsi di nicchia, uno per rilanciare le eccellenze di questa struttura, e sappiamo bene che dalle piccole cose poi, diciamo, ne beneficiano anche le grandi attività che svolge, quindi noi vogliamo essere un punto di riferimento non solo per la Capitanata ma per la regione Puglia, e pensiamo addirittura con questo percorso di attrarre fortemente anche dalle regioni, da tutte le altre regioni d'Italia, ma i dati lo dimostrano, perché i primi percorsi che si sono conclusi addirittura con l'intervento chirurgico, che il professor Bettocchi, sappiamo bene, è uno dei pochi in Italia a fare questo tipo di attività, devo dire, vengono anche da fuori regione. Ma al tempo stesso vogliamo promuovere una cultura sanitaria dell'inclusione, dove riteniamo che anche il singolo cittadino abbia uguali diritti e soprattutto abbia diritto ad esprimere liberamente la propria identità. Questo è il nostro interesse, il nostro obiettivo, e nella giornata di oggi, oltre a promuovere questa cultura, vogliamo anche garantire un percorso formativo a tutti i professionisti che si sono iscritti. Grazie Cristina, e io vi porto i saluti del magnifico rettore, che non è potuto intervenire, ha fatto di tutto per esserci, per la verità, e purtroppo bloccato in una conferenza della CRUI, e ci ha tenuto molto a mandare i suoi saluti, mi ha scritto due volte raccomandandosi, perché ci tiene molto all'impegno dell'università nei confronti del Policlinico. Vi aggiungo qualche pensiero personale: i ringraziamenti vanno soprattutto alla direzione strategica di questo ospedale, perché è nella figura del dottor Pasqualone e del direttore sanitario, del direttore amministrativo, che si è fortemente desiderato e voluto questo percorso. Se non avesse insistito tanto il direttore generale, probabilmente noi ci saremmo persi lungo la strada. Quindi quando ringraziate me, direttore Paulis, dovete ringraziare soprattutto la direzione, che lo ha fortemente voluto. E devo ringraziare anche, perché se no rischierei di tralasciare tutto questo, anche a nome del rettore, tutti quei centri che hanno aderito, in particolare il professor Bettocchi, che è qui presente, vero Deus Ex Machina, e lui. Io sono sicuramente un promotore, ma se non ci fosse stato qui il professor Bettocchi, difficilmente si sarebbe potuto completare la squadra, per intenderci, e quindi rendere la richiesta e la risposta completa, tra virgolette. Quindi permettetemi di ringraziare tutti i docenti e i colleghi che hanno aderito all'iniziativa, i neuropsichiatri infantili, parleranno tutti, quindi tutto sommato li vedrete uno per uno, gli endocrinologi, i chirurghi plastici, gli urologi, i ginecologi, sono tutti intervenuti in maniera importante in questo percorso, e quindi a loro tutti gli psicologi, scusate, ho dimenticato la parte preponderante, Antonio Petrone, dove è nascosta, una parte preponderante, quindi sono intervenuti tutti in maniera in turbo, e quando è presente il disturbo imparare a riconoscerlo, perché non, purtroppo il disagio, la sofferenza può diventare anche disturbo. E quindi dare una risposta, speriamo, pronta ed immediata alla richiesta che dovesse provenire dal territorio. L'università ci ha tenuto anche negli anni scorsi, questo ha creato anche il direttore ha creato anche una delega per le pari opportunità, quindi ci tiene molto a queste problematiche, e infatti, ripeto, ci teneva molto ad esserci. Grazie, e spero che la giornata sia di vostro gradimento. Grazie come medico, perché mancava questo aspetto. Per quanto l'articolo 3 dica che dobbiamo curare tutti alla stessa maniera, così non è. Vi ringrazio come mamma, perché io sono una mamma GEDO, Associazione Genitori delle Persone LGBT, e ho vissuto sulla mia pelle la discriminazione di mia figlia.
e mi sono resa conto in quel momento di quanto la medicina non fosse accogliente, ma oggi parlo come medico di medicina generale. La figura del medico di medicina generale come il pediatra di libera scelta è la prima porta d'ingresso al Servizio Sanitario Nazionale ed è quindi necessario che ci siano delle persone in grado di essere, di informare, formare, accogliere, includere e promuovere il benessere. La consapevolezza di questo ruolo da una parte e la spinta di una nuova, diciamo nuova, ma nuova non è, richiesta di salute ha indotto la Società Italiana di Medicina Generale già dall'anno scorso a promuovere insieme all'Istituto Superiore di Sanità e all'UNAR una survey per i medici di medicina generale. Sono 35 domande scritte e diciamo bloccate sull'Istituto Superiore, sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità, che potete andare a leggere. Tutti i colleghi richiedono formazione, tutti i colleghi si rendono conto di non essere preparati e quindi formazione e informazione sia. Dunque, il ruolo del medico di medicina generale non si limita, come può sembrare, ad far entrare i pazienti nel percorso di salute che oggi l'ospedale e l'università ci propone. No, perché questi pazienti ritornano da noi in quanto sono, diciamo, sottoposti a terapie ormonali di lungo tempo, aumenta il rischio cardiovascolare, aumenta il rischio di tumori, perché dovete sapere che i pazienti, le donne transgender, non possono accedere a fare un'ecografia prostatica perché nel momento in cui cambia il loro codice sanitario, da nessuna parte c'è scritto che una donna possa fare l'attività, cioè possa fare una semplice ecografia prostatica. E i tumori del cancro della prostata nelle donne transgender è più alta come incidenza rispetto ai cisgender. Ma vogliamo parlare dei tumori mammari? Non è detto che il fatto che si tolgano le mammelle diminuisca il rischio di tumore mammario. E un uomo transgender, lui sì può accedere all'ecografia mammaria, questo lo sappiamo. Però l'attenzione che il medico di famiglia deve avere su queste categorie, proprio per il rischio di tumore, è maggiore. Quindi non si tratta solo di accompagnare, si tratta di seguire sempre e noi vogliamo essere pronti. Il nostro ordine dei medici è l'unico ordine dei medici, Velarsi, si è rivolta alle associazioni territoriali, tipo l'Arcigay. Anche loro, sapete, anche per loro è importante essere informati e formati ed essere consapevoli che oggi su Foggia esiste un percorso di genere. Vi ringrazio. Questa sulla il percorso sulla disforia di genere è sicuramente una iniziativa di avanguardia che viene posta in essere qui a Foggia. Io ne ho parlato con il professor Bellomo, ne ho parlato con la dottoressa Zendoli, ho avuto modo di confrontarmi su questo tema perché Foggia sul punto si dimostra essere locomotiva, direttore, rispetto a diverse altre aziende, non solo pugliesi, ma a livello nazionale. Quindi credo che una iniziativa di questo tipo faccia fare un ulteriore salto di qualità a questo policlinico, perché siamo nelle condizioni di corrispondere ad un percorso che è sia psicologico, psichiatrico che come dire, chirurgico, e quindi tenere assieme questi due aspetti è sicuramente un'occasione di crescita in un'azienda ospedaliera universitaria, in questo policlinico su cui noi da 7 anni stiamo investendo in maniera
importante. Veramente faccio i complimenti, perché la donna di questa terra, prima di tutto, prima di politica, prima di donna delle istituzioni, insomma, sono veramente molto orgogliosa che il mio territorio, il policlinico della mia città, in qualche modo ha veramente compreso quelle che sono delle esigenze reali delle persone, delle esigenze moderne, delle esigenze di autodeterminazione per appunto arrivare al benessere. E poiché l'assessorato al welfare parla di benessere della persona, sono assolutamente in linea con quella che è la tematica che oggi viene trattata, in quanto soltanto se una persona si sente accettata, soltanto se una persona si sente se stessa e appunto autodeterminata, può assolutamente vivere una vita completa, una vita più felice, una vita molto più stabile, ma anche molto più in linea rispetto a quelle che sono le reali, insomma, proprie esigenze nella propria appunto visione di quotidianità, visione di ordinarietà. Yeah.